Violazioni di dati, fughe di informazioni volontarie o involontarie. Nel mondo della cyber security, tutto questo ruota intorno a quello che viene chiamato data breach. La violazione della sicurezza informatica o la fuga di dati oppure la diffusione intenzionale o anche, perché no, magari casuale, di dati o di informazioni rientrano tutte nella definizione di data breach. In molti casi si può parlare di questo fenomeno quando informazioni importanti vengono rubate, diffuse oppure, a seconda dei casi, distrutte. Le aziende che subiscono un data breach dovrebbero subito comunicare il furto dei dati alle autorità competenti e agli utenti interessati. Ma esiste in questi casi anche quella che viene chiamata la valutazione del rischio. Molte aziende, infatti, e spesso, una volta attaccate, stimano se il data breach comporta un pericolo minimo o elevato e decidono successivamente di comunicare o meno l'accaduto. Questa prassi rientra in una policy definita autovalutazione del rischio, che implica un rischio a sua volta. In ogni caso, a seguito di un data breach, è opportuno comunque far partire tutte le procedure di difesa cyber. È tutto per CyberWords. Alla prossima!